Ciao ragazzi, ciao amici di News Formula 1, commentiamo le prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza oggi con un ospite davvero d'eccezione. Io sono Giovanni Messi con il mio amico Davide Russo. Ciao ragazzi. E oggi abbiamo l'ex ingegnere, team manager Ferrari, insomma tantissimi anni nella scuderia, Luca Baldisserri. Ciao Luca, un onore averti con noi. Ciao a tutti voi, grazie della disponibilità. Bene, assolutamente, quindi abbiamo un ospite come te importante oggi a cui andremo a chiedere molte cose, perché veramente c'è tanto da parlare sia sul passato che sul presente della Ferrari. Do un attimo una breve occhiata ai tempi per ricordare ai nostri amici come sono andate le libere, con Hamilton ovviamente al primo posto, seguito da Bottas, Norris, Gasly, Verstappen, Sainz, Kvyat, Stroll, Leclerc e Perez i primi 10, Mercedes che sembra in controllo e Ferrari che ancora una volta è costretta a soffrire. Insomma, Luca, stiamo vedendo probabilmente uno dei periodi più complicati per la Ferrari. Tu sei stato uno degli artefici dei trionfi di Schumacher, l'epoca d'oro, e adesso ci troviamo in un momento buio. Qual è il problema che adesso affligge la Ferrari dal tuo punto di vista e se ci sono delle soluzioni a breve termine? Perché obiettivamente non sembrano esserci, almeno con questa dirigenza, a mio modo di vedere. Ma il problema è particolare perché, insomma, fino l'anno scorso la vettura, diciamo il pacchetto vettura, motore, era molto competitivo, e quest'anno abbiamo visto che invece la macchina assolutamente non riesce a tenere il ritmo delle Mercedes e tantomeno quello di altri team. Quindi siamo abbastanza sprofondati in una zona della classifica pericolosa, perché anche fino all'anno scorso, se si leggevano bene la distribuzione dei valori, c'era Mercedes, c'era Ferrari, c'era Red Bull qualche volta, e poi gli altri team erano comunque molto compressi tra di loro. Ora noi siamo entrati in questo gruppo dove abbiamo visto anche oggi, credo che in mezzo secondo ci siano almeno 10-12 macchine, e quindi è facile, quando cadi lì dentro, essere i primi del gruppo o essere gli ultimi del gruppo. Non, chiaramente nessuno di noi vuole vedere la Ferrari lì in mezzo e tantissimo non vuole vedere fuori dal Q2 o dal Q3, insomma siamo abituati a vederla competitiva, a vederla lottare per la pole position, e fino all'anno scorso ci aveva proprio a Monza, insomma, ma anche a Spa, nella gara precedente ci aveva appunto garantito queste prestazioni. Ora, il perché? Perché io sono fuori ormai da 5 anni, 4-5 anni. Posso solo leggere tra le righe quello che sta succedendo. Ci sono state, secondo me, fatte delle scelte probabilmente in passato che non hanno nel breve termine fatto vedere dei problemi, ma poi nel lungo termine adesso ricadiamo. Io credo che le prestazioni di quest'anno della Ferrari siano da far partire, diciamo, i motivi per cui adesso stiamo facendo fatica, risalgono un po' di anni fa, secondo me, qualche scelta che è stata fatta qualche anno fa che adesso la paghiamo pesantemente. Per un po' abbiamo garantito, abbiamo navigato con una prestazione che veniva dagli anni precedenti, e adesso invece dobbiamo ricostruirla, e soprattutto a seguito di quello che è successo quest'inverno con i regolamenti sul motore, e adesso siamo in difficoltà. Sì, a proposito di questo, oggi è uscita una, diciamo, intervista molto importante di Binotto, proprio al Corriere, dove ha spiegato che la questione è nata appunto da questo motore dell'anno scorso, l'SF90, e quest'auto ovviamente cercava la prestazione e ovviamente si basava su quel concept. Questa situazione che si è venuta a creare anche politica con la FIA di questo accordo ha portato la Ferrari in una situazione forse inaspettata. Ma com'è possibile che tutto ciò sia avvenuto? Ovvero,
e nelle aree grigie del regolamento la Ferrari sia quasi sempre punita, mentre non accade quasi mai negli altri team. Questo ha un po' fatto sorgere dei dubbi, no? Anche relativamente ad una questione così delicata. Ma questo faccio fatica a commentarlo sinceramente, anche perché non ne conosco i particolari, assolutamente non so che cosa si siano detti con la FIA e perché la FIA abbia fatto certe scelte, insomma queste lo sanno solo loro. L'area grigia del regolamento si sono sempre, anzi è una delle cose che fa grande il team, fa grande i più noti, diciamo, progettisti, è proprio quello di sfruttare le aree grigie del regolamento. Quanto quello che sia stato fatto fosse area grigia o area vietata, questo non te lo so dire assolutamente, perché l'area grigia è una caratteristica, diciamo, cioè un qualcosa di normale. Quando tu progetti una macchina è chiaro che non ti metti troppo abbottonato quando interpreti il regolamento, vai a capire tra le righe come leggi il regolamento e poi fai le tue scelte, insomma. Anzi, questa, ripeto, è una delle caratteristiche che fa grandi i grandi artisti, che ha fatto, insomma. Bene, io volevo chiederti un'altra cosa. Stavo finito. Ho finito, però il vittimismo che qualche volta sento, ma la Ferrari viene sempre penalizzata dalla FIA quando si inventano delle cose che... Questo non lo so, non credo sia il caso, perché la FIA è un super partner, lo è stato da sempre. Bene, appunto parlando del problema motore, no? C'è questa vettura che si dice costruita per la Power Unit dello scorso anno, quindi questo è visto come il grande problema. Però comunque, andando ad analizzare la monoposto, è una monoposto che si diceva nei test invernali avesse risolto i suoi problemi dal punto di vista aerodinamico, una macchina che soffriva tanto nel misto, ma questo poi non si è verificato. Quindi io ritengo sbagliato comunque giustificare un progetto che non va solo dal punto di vista motoristico, perché comunque telaisticamente la macchina è una macchina ormai obsoleta, è una macchina che non ha risolto i problemi e anche a vederla a vista d'occhio sembra ormai antiquata rispetto alla concorrenza. Non è solo il motore il problema, sembra si stia nascondendo tutto dietro questo motore, quando in realtà anche dal punto di vista del telaio ormai la macchina è la quinta, sesta forza. Ma il problema, la vettura è chiaramente, anche se la guardi, è uno sviluppo se non molto simile a quello dell'anno scorso. E, è chiaro che se tu puoi utilizzare un motore che ti fornisce certe prestazioni, è chiaro che poi lo sviluppo della vettura magari viene messo in, non dico in secondo piano, però ha un ordine di importanza, di priorità che è diverso. Per cui se è vero, questa è una domanda che faccio a tutti, se è vero che il motore fosse effettivamente così potente e la vettura non così sviluppata, alla fine togli via la potenza al motore, ti trovi con un mezzo che non è così sviluppato, quindi poi fai più fatica, perché anche se fosse vero che avessimo trovato tanto carico, tanto danno fosse insomma, in certe situazioni, in certi curve, in certi settori, nelle piste che abbiamo visto, saremmo dovuti andare forte, cosa che faccio fatica ad aver visto. Sì, appunto per questo motivo. Quindi, partendo dal presupposto che quindi la federazione sia super partes e abbia vigilato e abbia preso una decisione così importante che ha distrutto sostanzialmente la stagione della Ferrari, non avevano un piano B. Cioè, in questi tre esperienze avendo lavorato ovviamente all'interno di un team, cioè partendo dal presupposto che credo che erano coscienti del fatto del rischio che si stavano prendendo lo scorso anno, soprattutto dopo le lamentele di Helmut Marko e altri team, la Ferrari però non ha agito e ancora oggi sembra non portare aggiornamenti.
Quindi la mia domanda è, per tutta la tua esperienza, mi è accaduto che una società, che in società in Ferrari si mollasse completamente e sembra che tutto sia proiettato già al 2022 senza altri sviluppi? Ma innanzitutto un paio di cose, insomma, quando tu disegni la vettura per l'anno, diciamo l'anno successivo, inizi a disegnarla ad aprile, a maggio, congeli il progetto a giugno, e a giugno dell'anno scorso ancora sì, c'era qualcuno che alzava la mano dicendo attenzione che loro barano, attenzione che queste interpretazioni non sono corrette, eccetera. Però insomma non era così chiaro, poi quindi credo che insomma quello abbia influito nelle scelte del progetto del 2020. Poi altra cosa che dovete aiutarmi perché io adesso non è che sia completamente a conoscenza del regolamento, ma il regolamento adesso impone un certo numero di step, di gettoni che puoi usare quando vai a fare delle modifiche al progetto, e le varianti al progetto le devi congelare. Credo che la prossima variante sia da congelare a metà settembre o a fine settembre, una cosa del genere. Poi hai i gettoni per fare alcune modifiche, e questa variante te la devi tenere fino a fine 2021, direi, per il discorso del controllo dei costi, eccetera. Quindi è molto diverso rispetto al passato, quando ci si rendeva conto che un progetto non era, non funzionava, e si era pronti a richiedere un incremento del budget per fare delle modifiche sostanziali, e questo è successo nel passato in Ferrari. Ora le cose sono un pelino più complicate, per questo che anche le frustrazioni dei piloti che dicono che ci dobbiamo tenere questo progetto per tanto tempo. Speriamo che non sia così. Poi, andando a dare un attimo un'occhiata ad altre problematiche che ora affliggono la Ferrari, io metterei in primo piano anche la questione strategie. Tu sei stato uno dei padri di quella strategia Ferrari nel 2004 a Magny-Cours, no? Delle quattro soste. Sì. Che ricordiamo, Schumacher aveva battuto Alonso per quella strategia, appunto, diciamo un colpo di genio incredibile, e quindi prendo come assist questo per dire che ora le strategie Ferrari da anni un po' difettano nei confronti della concorrenza, cioè anche da quel punto di vista Ferrari, che prima era un'eccellenza, adesso secondo me ci sono dei uomini sbagliati in quei ruoli, ad esempio Rueda, che era stato preso con l'obiettivo di risollevare un po' le strategie Ferrari. Purtroppo questo non è avvenuto in molti casi. Perché la Ferrari, secondo te, ha perso forza non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello delle strategie? Insomma, è un po' tutto il pacchetto Ferrari, che rispetto al passato non è più all'altezza degli avversari. Ma io credo che quando devi rincorrere e non hai il vantaggio prestazionale, ti devi inventare o ti devi prendere dei rischi che normalmente non ti prenderesti. Quindi è difficile andare a mettere sullo stesso piano, paragonare le cose che facevamo quando avevamo un aeroplano, diciamo, rispetto ad adesso. E, gli errori li fanno tutti, li fa anche Mercedes, per cui io sono sempre stato il fautore di quello che diceva che l'ingegnere del lunedì non era da prendere in considerazione, perché è vero che quando io faccio una scelta, e la devo fare una scelta quando ho a disposizione pochissimi secondi, è vero che adesso è un po' diverso da una volta, dove il computer adesso ti aiuta molto a supportare queste tue scelte, però è un qualcosa che chiaramente si fa molta fatica. Ripeto che credo che la cosa più difficile sia il fatto non avere un vantaggio prestazionale, impone di prendersi dei rischi, impone di fare delle scelte che a volte non si sarebbero prese. E gli uomini, guarda, io conosco alcuni che lavorano sulle strategie adesso, lavoravano con le strategie quando c'ero io, quindi gli uomini sono assolutamente validi.
te lo posso garantire. Ora, a proposito di questo, a questo sì. Se non erro, ha iniziato in Ferrari nell'89 e quindi conoscerei benissimo anche Mattia Binotto, che qualche anno dopo arrivò in Ferrari. Qual è il tuo pensiero su Binotto Team Principal? È il suo ruolo. Guarda, ti posso garantire che Mattia è un bravo manager, nel senso che fa lavorare la gente nel migliore dei modi e mette diciamo tutti in maniera tale che possano esprimere il massimo del proprio talento, delle proprie capacità ingegneristiche. Questo come lo conoscevo io, con Mattia abbiamo lavorato tanto tempo già con Eddie Irvine, lui faceva il motorista, era il mio motorista, e poi con Michael, poi anche lui ha fatto una carriera nell'ambito dei motori che poi adesso l'ha portato a diventare team principal. Quindi io ho una grande fiducia in Mattia che possa ristabilire tutto, e ripeto, la crisi che nella quale sta vivendo Ferrari, credo che molto sia dovuto non tanto a Mattia, ma a personaggi che si sono, insomma, che hanno fatto il team manager prima di Mattia, diciamo. E alcune scelte che fatti da questi personaggi, insomma, sono un pochino, adesso le dobbiamo pagare. Quindi, assolutamente è una persona a cui ripeto, mi dà un po' fastidio vedere tutte queste critiche. È chiaro che lui adesso si è scelta questa volontà, questa linea di comunicazione dove vediamo praticamente solo Mattia, parla sempre solo Mattia, e quindi Mattia è il capo espiatorio di tutto, sembra che sia oltre che il team principal, sia il capo della comunicazione, sia il chief designer, eccetera. No, ci sono tante altre persone altrettanto valide, e ripeto, Mattia è un bravissimo, sono assolutamente bene. Appunto, parlando di team principal, anche una bella intervista, credo oggi o ieri, su New York Times di Camilleri, che insomma anche lui fa un'analisi abbastanza attenta, devo dire, su quello che sono i motivi della crisi Ferrari e il perché e come si sta cercando di uscire. Quindi questo vi invito a leggerla, che non è male. Scusate, ma io sento leggermente in ritardo, non so se c'è un problema. Vai, ok. Volevo chiederti, Luca, appunto, sì, parlando di team principal, Jean Todt arrivò in Ferrari nel 93, se non vado errato, nel Gran Premio di Francia 93, sì, dovrebbe essere il suo debutto. Corretto. Ed è rimasto lì fino al 2007, anno dell'ultimo mondiale piloti di Raikkonen, quindi ben 14 anni lì al comando della scuderia Ferrari. Sì. Dopo di lui si sono succeduti Domenicali, Mattiacci, arriva bene, poi Binotto. È mancata forse la costanza in Ferrari? Cioè non si è puntato su degli uomini per un giusto tempo? Magari si doveva dare più fiducia ad arriva bene, che è stato lì in Ferrari per pochi anni, oppure adesso tutti vogliono Binotto, vogliono mandare via Binotto? Insomma, è questo che manca un po' in Ferrari, un po' di stabilità, perché comunque anche Todd ha avuto i suoi momenti negativi, però poi li ha superati tutti. È vero, ricordiamo che oltre a Todd la presenza di Montezemolo, che è stata fondamentale, e Montezemolo, se non sbaglio, era già nel 92 che è arrivato in Ferrari, e quindi Todd, è vero, ha avuto dei momenti di crisi relativa, perché insomma quando si è perso qualche mondiale
nel 97 e nel 98 con Michael si è comunque giocato il mondiale fino all'ultima gara, e poi ci sono stati altri incidenti che però Todd riusciva a essere garantito dalla presenza di Montezemolo, che molti dimenticano, secondo me. Una figura carismatica come quella dell'avvocato credo che sia quella che più manca adesso in Ferrari, un vero leader e un vero personaggio che possa risaltare, diciamo, l'effetto sportivo, l'aspetto sportivo anche in mezzo ai meccanici e agli ingegneri. E credo che dopo Todd, sì, Mattiaci, Stefano, assolutamente. Stefano purtroppo ha anche lui dovuto pagare la prestazione della vettura che in certi anni non ha funzionato, ma ripeto, Stefano non aveva Todd dietro. Ieri proprio abbiamo parlato con Mazzola, che ci ha spiegato il suo punto di vista, appunto questo che dicevi tu, della carica che riusciva a trasmettere Montezemolo. E io sono d'accordo, cioè ovvero che Pinotti ha abbandonato un po' a se stesso, perché sembra ricoprire tutti i ruoli di questa piramide e una dirigenza un po' assente. Abbiamo visto anche col presidente Elkann, che a volte ha rilasciato delle dichiarazioni anche un po' fuori luogo, come l'anno scorso quando disse che la Ferrari fece il giro più veloce. Insomma, da questo punto di vista anche forse la orizzontalità imposta da Marchionne non ha dato quegli esiti sperati, e quindi si è tornati ad un concetto organizzativo. Tu sei favorevole poi alla gestione di un team in modo verticale? Ma io credo che la prima volta che ho sentito parlare di orizzontalità nella gestione di un team di Formula 1 abbia già fatto le mie critiche. Il team di Formula 1, per come insomma l'ho vissuto io in tanti anni, in tante realtà diverse, o almeno si fa fatica a gestirlo in maniera orizzontale, ma deve avere una organizzazione il più piramidale possibile. Non tanto perché bisogna cercare il responsabile in tutto, ma insomma per un motivo organizzativo e nel prendere le scelte e così via. Per cui questo sì, può essere uno dei motivi per cui adesso ci troviamo anche in questa situazione. Elkann e Camilleri sono dei grandissimi manager, probabilmente non hanno l'esperienza che un top management deve avere anche nel gestire un team di Formula 1. E quindi Montezemolo da ragazzino era a fianco dell'ingegnere Ferrari, nella sua prima vita in Ferrari, diciamo. Camilleri e Elkann credo che non abbiano questa esperienza nel settore, cioè in più dei manager a livello di diverso livello, cioè altissimo livello, però insomma non calati nella realtà di un team di Formula 1 così come magari lo era Montezemolo. Bene, leggendo un po' di messaggi che ci stanno arrivando, tantissimi che la salutano, ingegnere, la ricordano ancora con grande affetto, perché insomma per i successi di qualche anno fa, c'è un po' di alternanza nei messaggi. Alcuni sono assolutamente d'accordo e vogliono dare fiducia a Binotto, altri invece lo ritengono un po' troppo. Anch'io personalmente non metto assolutamente in dubbio le doti ingegneristiche di Mattia, però a volte è sembrato mancare, tra virgolette, di cattiveria, no? Ad esempio quello che era successo in Canada l'anno scorso con Vettel, penalizzato, e dalla Ferrari non arrivarono grosse risposte, poi questo accordo con la FIA,
Ecco, secondo me una pecca forse che se si può vedere nella gestione Binotto, poi lei ci dirà la sua, è il fatto che dal punto di vista politico la Ferrari sembra aver perso tutto quello che aveva guadagnato. Cioè ormai la Ferrari sembra essere davvero, tra virgolette, schiava della FIA, perché appena la Ferrari fa un qualcosa al limite del regolamento e viene subito, non ha elementi per difendersi, mentre quando è un avversario trova sempre quell'escamotage per dimostrare che la macchina è regolare. Secondo lei questa è una visione che ci può stare? Cioè la Ferrari ha perso quella forza politica che la contraddistingueva? Questo sono d'accordo, assolutamente. La coppia, torniamo sempre allo stesso discorso, la coppia Todd-Montezemolo al momento è quello che ci manca. E Mattia in questa nella direzione, diciamo, nei confronti della FIA è abbastanza solo e questo insomma lo ha messo, secondo me lo ha messo un pochino alle strette, sia sulle scelte, ripeto, questo è un punto interrogativo, sulle decisioni prese in ambito motoristico, sia sul insomma sulle decisioni prese in ambito sportivo per quanto riguarda anche le penalità che si sono presi i piloti. Per cui sono d'accordo, abbiamo perso un peso politico, la figura di Toto Wolff, tanto per far dei nomi, è molto diversa, in quanto Toto Wolff sta creando alleanze che vanno al di là di quelle della potenza Mercedes che lo vede insomma guidare il team di Formula 1. Per cui da questo punto di vista credo che Mattia abbia bisogno di un grande aiuto. Io volevo un po' cambiare argomento, magari voltiamo pagina, parliamo di qualcosa di più frizzante, ovvero i piloti attuali della Ferrari. Leclerc ha impressionato nel suo primo anno di Ferrari, ha vinto delle corse, ha fatto tante pole position e si è comunque riconfermato anche in questa stagione con dei podi quasi miracolosi. Qual è il tuo pensiero su questo giovane ragazzo monegasco e se ti ricorda qualcuno negli anni passati di grandi piloti della Formula 1? Allora, Leclerc, negli miei ultimi anni in Ferrari ero in Driver Academy e l'ho visto più volte, l'ho conosciuto, lo conosco anche molto bene. Non ho avuto il piacere diretto di prenderlo nell'Academy perché il mio concetto d'Academy era un pelino diverso, è stato un po' modificato da quando me ne sono andato. Per me un'Academy era prendere un pilota dal go-kart e portarlo insomma a guidare una Formula 1. Con Leclerc si è preso il pilota, assolutamente un grande talento, però appunto quando ormai aveva vinto tanto e quindi un concetto diverso. È stata una delle scelte migliori della Ferrari secondo me negli ultimi anni, in quanto veramente Leclerc è un super talento, lo si è visto nelle formule minori, lo si è visto al suo debutto in Formula 1, lo si è visto l'anno scorso al debutto in Ferrari, una cosa non facile per un ragazzino comunque giovane, e credo che questo sia uno degli aspetti che la Ferrari dovrà curare meglio per evitare di perderlo, perché insomma, è vero che ha firmato un contratto pluriennale, però insomma, i contratti sono stati fatti apposta per essere poi annullati in qualche modo, per cui stiamo attenti a non perdere questo talento che credo che una volta che riusciamo a ridare una vettura, un motore che sia performante, credo che lui possa effettivamente combattere per il titolo mondiale assolutamente. Chi mi ricorda? Ce ne sono tanti di piloti, Michael è diverso perché Michael quando è venuto in Ferrari aveva già vinto due mondiali, era un pilota già affermato, non l'abbiamo visto quando era un ragazzino, insomma. Aveva già vinto,
Probabilmente Leclerc, devo dire che a livello di talento puro, nel senso la velocità che riesce a esprimere senza sapere perché, è forse addirittura superiore anche a Michael, che era un personaggio tedesco, quindi lui aveva bisogno che tutto fosse a posto, poi ci pensava lui. Leclerc è molto più istintivo dal momento, fa anche molti più errori chiaramente, però insomma, se lo facciamo maturare con una vettura che è in grado di vincere, ci darà tante soddisfazioni. E a proposito di Leclerc, l'abbiamo sentito proprio nell'ultimo fine settimana in Belgio. Sì. L'abbiamo sentito in Belgio con dei team radio un po' nervosi, no? A proposito di questo argomento per il pit stop lento. Ecco, la mia paura è che l'anno prossimo, che non ci sarà più Vettel, Leclerc avrà un po' tutta la pressione di questa squadra sulle spalle. Che ok che è un fenomeno, però è sempre un ragazzo molto molto giovane e sarà al quarto anno di Formula 1. Bene, quello che ti volevo chiedere era, secondo te è un po' un azzardo quello della Ferrari puntare tutto su di lui a questa età, cioè avere un team che comunque adesso in un momento difficile farlo reggere praticamente ad un ragazzo di 22 anni? Potrà soffrire questo giovane talento questa situazione? Ma in effetti io ho detto già in tempi non sospetti, l'anno scorso credo più o meno in questo periodo, che per la Ferrari la cosa migliore fosse chiaramente puntare tutto su Leclerc, tutto, nel senso puntare su Leclerc, però facendo di tutto per mantenere Vettel in squadra. Perché Vettel è comunque un pilota di esperienza, un pilota che ha già vinto tanti mondiali, sa come vincere il mondiale e secondo me avrebbe potuto dare una mano, una grandissima mano a Charles con una vettura competitiva, chiaramente. Questo è una delle cose che non ho capito sinceramente, il perché si è arrivati alla rottura con Vettel senza neanche provarci, almeno sembra, senza neanche provarsi a tenerlo in squadra. E la scelta che è stata fatta di Sainz, ma un altro punto interrogativo, un altro pilota più o meno giovane che non so che valore possa portare, che valore aggiunto possa portare alla Ferrari, se non il fatto di venire di aver preso un pilota da un altro team che può portare informazioni, però il team non lo vedo proprio, non era Mercedes, insomma. Certo, ma poi avessero insomma ingaggiato Bottas, era già un pilota diverso, però Sainz sinceramente è una scelta che non ho capito, se hanno preso un pilota che secondo me ha un talento inferiore a quello di Charles, però ha un grosso nome. Cosa che può portare solo dei problemi quando ci sarà da fare delle scelte in una direzione, in un'altra direzione. E adesso vediamo che, bene o male, Hamilton vince tanto, ma Hamilton vince anche perché ha un team che, anche se non l'ammette, sono pronto a scommettere che lavora per lui. E ha un pilota, Valtteri, che è anche lui un talento, un pilota che va forte, abbiamo visto in qualifica che credo che gli sia stato davanti più di una volta, e però poi in gara insomma non ha la potenza di Hamilton, quindi per lui insomma in casa le cose sono molto più facili. Assolutamente, si è creata diciamo una buona alchimia tra Hamilton e Bottas, e forse la Mercedes era interessata anche a questo dopo il 2016 con gli scontri interni tra Rosberg ed Hamilton. Ma facendo un passo indietro al 99, forse un anno che per te sarà molto speciale, dove poi il titolo costruttori tornò a Maranello, ci fu però anche l'episodio di Silverstone, dell'incidente di Schumi. Nel 99, non avevo capito bene. Silverstone 99, con l'incidente di Schumacher. Come fu gestita poi la situazione interna che portò poi il team a prendere
Salo e appunto quasi rischiare di vincere con Irvine. Quindi volevo sapere la tua appunto su quell'annata e anche su Irvine, insomma un pilota che secondo alcuni era insomma fortissimo e secondo altri un po' sopravvalutato. Beh, fortissimo non credo, questo non credo, come direbbe qualcun altro. Eddie era un bravo secondo pilota, era il perfetto secondo pilota per Malcolm, ma non tanto perché il secondo pilota deve avere materiali inferiori rispetto al primo pilota, questo non succede mai, questo sono dicerie, credenze che leggo spesso in giro, ma le due macchine sono... Un team come la Ferrari non può permettersi, diciamo, di avvantaggiare un pilota dal punto di vista tecnico rispetto a un altro. No, lo avvantaggia in altri modi. Lo avvantaggia magari facendo delle scelte strategiche. C'è spazio per fare c'è sempre una scelta strategica che è ottimale rispetto a un'altra, e questa va al pilota di punta. Gruppo di persone che lavora con il pilota di punta, magari sono quelli che hanno più esperienza, che hanno dimostrato insomma di avere delle capacità superiori, comunque più esperienza lavorativa in quella direzione. Quindi Eddie, tornando a Eddie, tra l'altro eravamo a pranzo poco tempo fa assieme, siamo ancora in contatto, siamo ancora grandi amici, abbiamo fatto 4 anni, secondo me un crescendo eccezionale, dal 96, che è stato il mio primo anno come ingegnere di pista, a fine 96 mi ricordo ancora che ci siamo seduti davanti a Ross Brawn, lui mi voleva che ci avvia, io era il mio primo anno, quindi tutto sommato avevo fatto degli errori, ero come tutti insomma, stavo iniziando e Ross riuscì in qualche modo a ristabilire il nostro rapporto, e dal 97 al 99 abbiamo quasi rischiato di vincere i mondiali. E lì Michael si fece male, Eddie non era tanto distante con in classifica con i punti, in quanto avevamo avuto fortuna al primo Gran Premio in Australia. E poi comunque avevamo navigato insomma alle spalle di Schumi, ma eravamo lì in classifica, quindi eravamo la squadra, il pilota su cui puntare contro Hakkinen. È stato scelto Salo perché insomma era un pilota che si pensava potesse dare una mano a Eddie, e in effetti ha dato una mano a Eddie. Anche lì i rapporti, le scelte sono al momento, oggi sarebbero criticate ancora di più di quanto sono state fatte a suo tempo, però in qualche modo siamo arrivati anche lì, l'ultimo Gran Premio, grazie anche al ritorno di Schumi che ci ha dato, insomma, ha tolto dei punti, ci ha fatto vincere. Proprio fatto vincere in Malesia, direi, e siamo riusciti insomma ad arrivare all'ultimo Gran Premio, dove purtroppo poi però non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Abbiamo portato però il mondiale costruttore, è già stato comunque un bel traguardo in preparazione a quello che poi succederà nel 2000. Quindi anche in quel senso lì è stato scelto un pilota che doveva fare il secondo pilota, e credo che la scelta successiva, quando Irvine andò via e arrivò Rubens, Rubens anche lui, anche a suo tempo, era un pilota che comunque non doveva fare il secondo pilota a Michael Schumacher. La
quello che in Ferrari comunque si è sempre fatto, ripeto, il primo o il secondo pilota ci si giocava questo ruolo dopo 3-4 Gran Premi. A quel punto le gerarchie interne tra i piloti venivano automaticamente definite dalla classifica, e quindi era lì che entrambi i piloti partivano nello stesso piano, però poi le prestazioni in pista e quelle che decidevano le gerarchie. Bene, restando un po' sul passato, l'ho anticipata un po' prima, quella strategia della Francia 2004, quella gara incredibile che vinse Schumacher, volevo chiederti come era nata questa idea. Schumacher è arrivato dietro ad Alonso in qualifica, una Renault che era molto veloce, in crescita, che l'anno dopo avrebbe vinto il mondiale. Quindi non era una domenica facile, considerando che quell'anno Schumacher era abituato a fare la pole e a scappare in gara. Lì bisognava battere una Renault che invece partiva davanti. Come era nata questa idea, poi riuscita, delle quattro soste? Ma l'idea era, ecco, un'altra, era nata il giovedì, nel senso le analisi che avevamo, diciamo, sul degrado delle gomme, allora c'erano ancora i rifornimenti, quindi la possibilità di il rapporto tra il peso e la prestazione della vettura con più o meno peso, la quantità di benzina imbarcata, le caratteristiche delle gomme, il fatto che Manicur aveva un tempo di pit stop molto ridotto rispetto a quello delle altre piste. Dai numeri, quindi dalle simulazioni avevamo visto già dal giovedì, dalla riunione del giovedì, abbiamo visto che i 4 pit stop non erano proprio una scelta impossibile, e ricordando questo e mantenendo questa opzione, diciamo, tra quelle possibili durante la gara, abbiamo visto che per superare Fernando, l'unico modo, non riuscivamo a superarlo in pista, l'unico modo era riuscire a fare un pit stop molto corto, riuscire a superarlo, a quel punto avere un passo superiore al suo e quindi riuscire a guadagnare il tempo del pit stop in più in questo modo. E in effetti ha funzionato. Ha funzionato anche perché avevamo una grande macchina, avevamo un grande campione che riusciva a guidare e portare la vettura al massimo delle prestazioni, come se riuscisse a fare, insomma, 10-15 giri completamente, 10-15 giri di qualifica, anzi di più, una trentina di giri di qualifica, e questo solo su macchine quel tempo riusciva a fare. Allora, ingegnere, arriva una domanda un po' curiosa su, appunto, i piloti, la scelta dei piloti. E Nino Calici dice: ma non era a quel punto preferibile scegliere Hülkenberg in Ferrari, un pilota di esperienza, e magari avrebbe fatto tranquillamente anche il secondo di Leclerc piuttosto che un Carlos Sainz? Sì, ti dico la verità, sì, quella di Hülkenberg poteva essere una scelta. Tra l'altro era uno dei piloti già nell'orbita Ferrari, nei tempi di, adesso non ricordo bene, però Hülkenberg era in Sauber. Sì, Sauber, insomma, sì. Sono passati un po' di anni. Io non mi ricordo se fosse già nell'orbita quando c'è stato l'incidente di Felipe in No, perché era in GP2, credo, era l'anno che vinse la GP2. Okay. Comunque era già nella lista, insomma, dei papabili, e tra l'altro mi ricordo che forse avesse già firmato un pre-contratto, una cosa del genere. Per cui sì, poteva forse essere una scelta migliore. Poi, insomma, non conosco tutti i dettagli, quindi non lo so. Questo sì, pilota di esperienza. Che poteva dare una mano a Charles, secondo me.
Hülkenberg, che fra l'altro lo sappiamo per la positività di Perez a Silverstone, ha disputato quelle due gare e nella seconda gara di Silverstone ha ottenuto il terzo tempo in qualifica dietro le Mercedes. Ecco, a proposito, Hülkenberg guidava la Racing Point. Si è tanto parlato di questa macchina, no? Della Racing Point, clone, non clone, Mercedes. Ecco, io volevo sapere da te qual era la tua idea. Secondo te questa è una cosa che in Formula 1 potrebbe funzionare? Dei team clienti con macchine uguali, esempio, l'anno prossimo Red Bull dice che avrà che l'Alfa Tauri sarà la Red Bull di quest'anno. Sei favorevole a questo per riequilibrare un po' le carte? Io sì, assolutamente. Sì, credo che sia il futuro. Che ne dicano infatti i puristi della Formula 1, ormai i soldi non ci sono più, gli sponsor sono sempre meno, e per evitare che ci siano solo due o tre team che possono vincere dei gran premi, secondo me è una delle direzioni che insomma, bisognerebbe prendere. Rimanendo in tema Racing Point, tu hai seguito la carriera di Lance Stroll. Ci puoi dire un po' la tua su questo ragazzo che a volte viene additato un po' di essere il figlio di papà del Circus, però insomma anche di avere dei numeri. Qual è, diciamo, il concettualmente il valore di Lance? Io Lance lo conosco da quando credo avesse 11 anni, quindi lo abbiamo in qualche modo scoperto in Canada quando correva nei kart e in Nord America vinceva tutto. Lo abbiamo portato in Europa consapevoli che primo fosse giovane, fosse veramente un bambino, e in Europa il go-kart è ai massimi livelli, in particolare in Italia, e per cui ha fatto un po' fatica, ha vinto delle gare, però insomma non ha evidenziato quel talento che insomma ci si aspettava. Poi però è passato in macchina. Il suo obiettivo chiaramente era da subito quello di diventare un pilota di Formula 1, e ha fatto bene o male la gavetta. Il primo campionato di Formula 4 lo ha vinto, il primo anno di Formula 3 ha fatto un po' fatica, però si è fatto l'esperienza per poi vincere al secondo anno un campionato competitivo con una vettura sinceramente molto simile a un Formula 1, il Formula 3 di allora, non quello di adesso, ma il Formula 3 di allora aveva delle caratteristiche che dal punto di vista della guida si avvicinavano molto a quello di un Formula 1. Formula 1 magari di un po' di anni fa, quando ancora c'erano delle vetture leggere con tanto carico aerodinamico rispetto al peso. E poi ha fatto il salto in Formula 1. Ora, il salto in Formula 1 da vincitore di Formula 3 ci sta, forse è stato un po' anticipato, e qui è stato fatto sicuramente grazie insomma, al budget di famiglia, però ripeto, Lance ha una caratteristica che deve avere tutto sotto controllo se prima di andare forte, e in Williams abbiamo fatto fatica. Il primo anno è andato meglio del secondo sinceramente, ma la vettura era tutto meno che una vettura performante di Formula 1, diciamo, soprattutto il secondo anno, e questo lo ha frustrato definitivamente, tanto che il papà si è comprato un altro team, e adesso sta facendo sinceramente bene. Quest'anno per lui è molto importante perché deve dimostrare a tutti del talento che ha e di stare davanti a Perez, al di là di vincere delle gare che la vedo difficile con la Mercedes, però insomma ha una vettura che ha una prestazione ottima, non è mancata a Spa, che questa è una cosa che
non ho ben capito che cosa sia successo, e, però lui deve dimostrare quest'anno di stare continuamente, in maniera abbastanza costantemente davanti al suo compagno di squadra, che è un pilota che comunque ha tante esperienze, da un pilota che è un buon riferimento per lui. E questo è tutto. Capisco le critiche, capisco che lui sia lì anche per i soldi del papà, però ripeto, anche perché lui nelle formule minori ha vinto ed è uno dei pochi piloti che ha vinto in Formula 4, che ha vinto in Formula 3 e comunque ha fatto un podio, bene o male, ha fatto un podio il suo primo anno con una Williams in Formula 1. Insomma. Sì, sì, assolutamente. Comunque qualche bella cosa l'ha fatta vedere anche la qualifica a Monza nel 2017 sul bagnato, che ottenne la prima fila. Quindi credo... Questa la fa lui, non è che la fa con l'aiuto dei soldi, dei soldi del papà, insomma in macchina poi alla fine c'è lui, quindi il talento c'è e ripeto, per esprimere il talento forse uno dei suoi più grandi difetti è quello che deve avere le cose sotto controllo e da questo punto di vista magari qualche volta è un po' troppo paranoico, però quando lo si mette in una comfort zone che lui possa esprimere il suo talento, lo ripeto, secondo me ci farà vedere ancora tante cose, me lo auguro. E avevo una curiosità sul Lance, appunto. Abbiamo visto sempre questo stile di guida un po' erboso, no? Con il volante, anche il rettilineo un po' a muoverlo. Sai spiegarci perché ha questa tendenza lui? No. Questo è una cosa che è una sua caratteristica. Il fatto di muovere il volante ce l'ha da quando guida in kart. Se andate a vedere magari qualche filmato in YouTube del suo passato, vedete guidare, ha questo suo fatto di far oscillare il volante in curva e soprattutto all'inizio della frenata, che è una cosa che in Formula 1 non deve fare. Lui lo sa, adesso è molto meglio adesso che il suo primo anno in Formula 1, però insomma abbiamo lavorato tanto in questa direzione. Io invece volevo fare una domanda un po' più generica sulla Formula 1. Io sto vedendo una serie di scelte che stanno un po' snaturando, diciamo, la categoria regina del motorsport, a partire da questo cambio in corsa di regolamento, abolizione del party mode, però c'è una serie di eccezioni, e quindi mi ricollego ad una domanda di Marco Pigliardi che dice: ingegnere, cosa ne pensa se reintroducessero i rifornimenti box e una scelta libera degli pneumatici? Libera in che senso, scusi? Libera nel senso che io posso scegliere il pneumatico? La scelta del pneumatico non sono d'accordo, perché insomma poi alla fine tutti sceglierebbero la gomma performante. A livello di simulazioni, no, credo a livello di costruttore, a livello di costruttore Pirelli, Michelin, sì, sarebbe bello ritornare alla lotta tra i costruttori di gomme. È chiaro che poi lì si apre tutto un mondo di che va a influire sul test che i singoli costruttori dovrebbero organizzare per poter sviluppare le proprie gomme, quindi ha un incremento dei costi. E la stessa cosa per quanto riguarda i rifornimenti, credo che l'anno scorso sia stata ripresentata la proposta di reintrodurre i rifornimenti e bocciata proprio per motivo di budget, anche lì vuol dire portarsi in giro per un numero di Gran Premi superiore a una volta questa macchina del rifornimento, quindi personale in più, il peso in più, problemi in più, perché insomma la sicurezza veniva in qualche modo a diminuire, quindi è stata bocciata. Però ripeto, anch'io sono favorevole a reintrodurre i rifornimenti, perché innanzitutto una variabile in più che può creare, può mischiare un pochino le carte,
e dare più possibilità a chi ha meno prestazione di farsi vedere in maniera diversa rispetto a quello che succede adesso, insomma. Bene, infatti poi avevo un'altra curiosità io che ti volevo esternare, era il fatto che tu hai lavorato tanti anni con Michael, come stavamo dicendo prima, e adesso Hamilton è a 2 vittorie da Schumacher nella classifica di tutti i tempi. Questo un po' fa male, dai, a un ingegnere che ha lavorato sempre. Credo sia un dispiacere, con tutto il rispetto per Hamilton. È veramente un dispiacere, ripeto, vedere Hamilton vincere tanto, vedere Hamilton probabilmente superare Michael, questo sì, è una delle cose che forse mi dà un po' più fastidio. Non sono mai stato un grosso ammiratore di Hamilton, insomma, dal 2007, quando è stato uno degli avversari di Kimi. No, di Kimi nel 2007. Sì, Raikkonen, sì. E, per cui sì, non mi è simpaticissimo, però ripeto, questo è il fatto che probabilmente lo dovremo incoronare come il nuovo assoluto re della storia della Formula 1, insomma, mi dà un po' fastidio. Io credo che poi... diciamo il meglio di sé l'abbia fatto vedere nella prima parte di carriera, e adesso veramente sta vincendo facile, perché uno col è assolutamente un super campione, non sono qui a dire che Hamilton vince solo perché ha la Mercedes, assolutamente, anche quando aveva un mezzo che magari faceva un po' fatica, vedi anche l'anno scorso, vedi l'anno prima, insomma lui c'era sempre, insomma, quindi nel 2007 lui ha fatto una cosa incredibile con la McLaren, con un compagno come Fernando, comunque essere lì e lottare per il mondiale al suo primo anno di Formula 1, questo è dimostrazione che lui effettivamente ha un grandissimo talento, però primo non è in Ferrari, quindi insomma secondo, insomma, sì, il fatto di battere Michael mi può dare fastidio. Arrivano tantissimi commenti, non ce la faremo mai a leggerli tutti, ma uno è su Bianchi ed è curioso. Cosa ci può dire di Bianchi, ci chiede Rodolfo Pozzi. Secondo lei dove sarebbe arrivato in Formula 1? Sarebbe arrivato in Ferrari, sicuramente, guarda. Jules è un altro dei grandi talenti che insomma, il motorsport ha espresso negli ultimi anni, purtroppo è finita come è finita, però credo che lui doveva farsi gavetta in un team minore, purtroppo gli equilibri in Ferrari non erano così, le decisioni così aperte in quel momento per poterlo mettere sulla rossa prima, anticipare il suo ingresso, diventare un pilota Ferrari, però purtroppo poi il fatto voluto è quello che è successo. Ripeto, Jules e guardate, Charles sono amici, cioè erano amici chiaramente. Charles credeva in Jules, ha sempre visto Jules come punto di riferimento, abitavano a pochi chilometri di distanza e guarda caso adesso il destino ha dato nelle mani di Charles quello di poter riportare, speriamo, il mondiale a Maranello. E speriamo che succeda presto, ecco. E poi una mia ultima curiosità era, leggo spesso delle discussioni, diciamo, sul fatto che adesso questa Mercedes abbia ammazzato la Formula 1, perché obiettivamente sono 7 anni che vince Mercedes, e sento sempre più spesso paragoni con i domini precedenti. Si dice che l'era Schumacher era noiosa, l'era Red Bull era noiosa, però se mi consenti, Schumacher ha anche dovuto lottare per dei mondiali. Ha sofferto nel 2000, un mondiale arrivato alla fine, anche nel 2003, combattutissimo. E soprattutto è stato un team, quello Schumacher è arrivato nel 96,
il team forte è stato costruito in quegli anni, non è arrivato in un team già al top, mentre ad esempio Hamilton è arrivato in una macchina che già era fortissima. Secondo te sono paragonabili i cicli Mercedes e Ferrari anche a livello di spettacolo? Secondo me durante il ciclo Ferrari comunque ci sono state anche delle belle lotte che ultimamente sono un po' mancate. Sì, sì e no, insomma il 2018-2019 insomma, la Ferrari in qualche modo era molto più competitiva e almeno nel 2018 insomma fino a metà stagione eravamo forse davanti, quindi sì e no, poi insomma sono gli errori non hanno aiutato, però è chiaro che ultimamente ci tendiamo a ricordarci quello che succede negli ultimi mesi e a perdere di vista quello che poi è successo veramente negli anni passati, quindi Mercedes è sicuramente sta dominando adesso, magari fino a qualche anno fa insomma c'era la possibilità anche per qualcun altro di vincere. Poi la costanza del rendimento, è chiaro che Mercedes è sempre lì, poi una volta adesso c'è Verstappen che qualche volta è riuscito a fare delle prestazioni eccezionali, qualche tempo fa c'era la Ferrari, però sì, la costanza del rendimento Mercedes è effettivamente un qualcosa che va al di là di quello che insomma, è stato il dominio Ferrari negli anni dal 2000 al 2004. A nome di tutta la redazione, Luca, ti ringraziamo per questo intervento. Speriamo di risentirci. Sì, una bella chiacchierata, speriamo di risentirci in una situazione dove la Ferrari magari si giocherà un titolo o almeno qualche vittoria, quindi in una ripresa nei prossimi tempi. Ok, ma ce lo auguriamo tutti. A presto, ingegnere. Grazie mille, Luca. Buona serata. Buona serata.